Lo sviluppo di Camden Yards a Baltimora e dell'Inner Harbor fornisce un utile esempio per quanto riguarda il ruolo del trasporto, perché i legislatori in quel caso hanno riconosciuto che l'area avrebbe potuto intasarsi se tutti gli spettatori fossero arrivati in macchina. Per cui, nello stesso momento in cui si stava sviluppando l'Inner Harbor e la squadra di baseball degli Orioles veniva trasferita nel nuovo stadio di Camden Yards, Baltimora ha implementato un nuovo sistema di trasporto pubblico. E ha compreso soprattutto l'amministrazione della città che il successo di Inner Harbor nel Camden Yards sarebbe dipeso dall'uso del trasporto pubblico. E quindi hanno sfruttato l'apertura della stagione degli Orioles a Camden Yards per creare interesse e consapevolezza riguardo al nuovo trasporto pubblico. Hanno creato una campagna di comunicazione legata all'apertura della stagione del baseball, hanno pubblicizzato sia il trasporto pubblico che la possibilità di parcheggio tramite volantini e giornali, con il risultato che molte persone hanno cominciato ad utilizzare i mezzi per andare a vedere le partite, ma anche per assistere, non solo per assistere alle partite, ma anche hanno cominciato ad utilizzare i mezzi pubblici in altri momenti. E questo esempio illustra che la presenza di uno stadio può essere sfruttata per favorire una pianificazione e un'implementazione di successo del trasporto locale.